la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'adozione di corretti stili di vita. È intorno a questo tema che si è svolto l'incontro promosso congiuntamente dalle sezioni territoriali Alta Valle del Tevere e Ugubino Gualdese, Media Valle del Tevere e Perugia di Confindustria Umbria, ospitato nella sede dell'azienda Sirsafeti System di Assisi, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la sicurezza dei lavoratori. L'iniziativa è stata l'occasione per presentare alle imprese associate il recente accordo di collaborazione tra Regione Umbria, INAIL e Confindustria regionale nell'ambito del programma Luoghi di lavoro che promuovono la salute del Piano regionale della prevenzione 2025, finalizzato proprio a sostenere la diffusione di buone pratiche negli ambienti di lavoro per ridurre i fattori di rischio delle malattie, contribuendo all'adozione di comportamenti salutari. I primi anni 70, 80, quando facevamo questi, ero molto giovane, facevo questi viaggi, così andavo a esplorare, diciamo, il Middle East, il Medio Oriente, il Nord Africa, no? E c'erano queste aziende, ma anche in Italia, che facevano, diciamo, americane, che impiantavano le loro filiali qui in Nord Africa per ricercare il petrolio, in Italia anche. E c'era fuori un cartello, sempre, no? Sono passati, numero non so, 4.220 giorni dall'ultimo infortunio. È una cosa che avviene in tutte quante le aziende americane e ci insegnano questo, che appunto è fondamentale contare i giorni di quando c'è stato l'ultimo infortunio. Quindi quanto è importante la sicurezza la vediamo da questi particolari. Queste tematiche abbracciano, diciamo, tutte le tematiche vicine agli imprenditori e vicine alle imprese, perché noi teniamo ai nostri lavoratori. Abbiamo vissuto e passato dei momenti molto particolari attraversati dal periodo Covid, che ha un po' rimesso in discussione diverse carte. Però ritengo che adesso si è tornati finalmente alla normalità e quindi è più facile affrontare quello che ci è successo in maniera anche molto proattiva. E la parte della digitalizzazione, dal mio punto di vista, diventerà uno dei fattori fondamentali che aiuterà tutti quanti noi, perché l'uomo deve essere sempre al centro dell'azienda e dell'impresa e i luoghi di lavoro devono essere sempre più adeguati ad un comfort molto diverso da quello del passato. Confindustria in questo ambito si è mossa e infatti abbiamo organizzato questo importante incontro per condividere le best practice e mettere a fattor comune quelle che possono essere le attività e i miglioramenti da intraprendere a salvaguardia della prevenzione e della salute dei nostri dipendenti. L'intervento di oggi va nella direzione, in termini un po' più ampi, direi olistici, dell'intervento della prevenzione, laddove salute e sicurezza si sposano in un unico obiettivo centrale, convergono verso la centralità, diciamo, della persona, dell'individuo quanto tale, e quindi come persona che all'interno dell'azienda se detiene un livello di salute adeguato può incidere anche in termini di maggior sicurezza, essendo in grado di fronteggiare al meglio i rischi.